Grazie consigliere. Passiamo agli interventi in dichiarazione di voto. È iscritto a parlare il consigliere Tranchina. Allora, notiamo con piacere che anche da parte dell'opposizione c'è quell'interesse che noi abbiamo già dimostrato tempo fa in aula, votando a maggioranza purtroppo una mozione che sensibilizzava la Giunta a intervenire. Io in questo momento mi trovo a dover riconoscere alcuni passaggi che già sono stati fatti, soprattutto durante il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica da parte della Sindaca, del Delegato alla Sicurezza, che hanno spronato un dibattito che forse era un po' fermo da qualche anno. Diciamo che sappiamo bene che i roghi tossici sono oltre 25 anni che sono in atto e grazie anche alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie, sul degrado delle periferie che attualmente sta facendo anche dal nostro punto di vista un ottimo lavoro, siamo arrivati all'audizione del Ministro Minniti di un paio di giorni fa, dove sembrerebbe che in effetti ci sia una rinnovata voglia di incidere su questo fenomeno. Quindi cosa dire? Questa è la dimostrazione che stiamo andando nella direzione giusta. La mozione per quanto riguarda la chiusura del campo La Barbuta dal nostro punto di vista è pleonastica, perché sappiamo bene che è uno dei primi obiettivi che questa giunta e questa maggioranza si è prefissa. Quindi diciamo non abbiamo nessun problema ad approvarla, anche se è perfettamente inutile perché già è nel nostro programma. E la cosa fondamentale è che questa attenzione riservata al campo La Barbuta dovrebbe essere estesa a tutti i fenomeni diciamo di rovistaggio, smaltimento illegale di rifiuti e conseguente rogo che danneggia la salute. Quindi approviamo anche il secondo punto, però con la specifica convinzione che il nostro lavoro sta ottenendo dei risultati. Quindi l'ARPA, che sappiamo notoriamente essere un ente regionale, dovrebbe essere un po' più solerte nel verificare le condizioni che vengono richieste con questa mozione. Quindi nonostante il carattere, ripeto, pleonastico, la approviamo anche convintamente, perché stiamo andando nella direzione che ci siamo previsti fin dall'inizio della consiliatura. Ricordiamo che specie nei municipi più colpiti i presidenti dei municipi hanno descritto e denunciato e analizzato il fenomeno fin dal luglio del 2016, e quindi ci fa piacere notare che l'opposizione ci sollecita su questo tema, ma il grado di attivazione ormai è tale, quindi partendo dal Ministro Minniti in giù, che come ente locale non possiamo far altro che sperare che ci siano maggiore risorse sia sul territorio in termini di controllo e quindi maggiore personale delle forze dell'ordine, e da parte del governo speriamo che arrivi quel riconoscimento di effettiva difficoltà nelle finanze della città che è la capitale d'Italia, per poter arrivare a concludere, consigliere. Sì, concludo velocemente, per poter arrivare a integrare quel famoso 30% di sottorganico che affligge una città come Roma. Parliamo ovviamente del corpo dei vigili urbani. Quindi voteremo positivamente. Grazie. Grazie. Ricordo ai consiglieri anche per gli altri.